male. Scambio tra le due delegazioni. Francesco ora leggerà il messaggio mediante il quale, con il pagamento di 500 fiorini d'oro, riscatta il castello di Torri. Quindi deve venire anche avanti il tesoriere del comune di Pistoia, Ser Bonifazio De Riccardi. Patrizia, rapi, la vista rapi. Dove di rapi? Ecco il tesoriere con il cuscino e la borsa con i soldi. Ora legge il messaggio Ser Francesco. Città di Pistoia, il nobile e illustrissimo Ser Pino della Tosa e a nome del Consiglio degli Anziani e del Capitano del Popolo della detta città, nel rispetto delle leggi e un ossequio alla Santa Romana Chiesa e al suo Sommo Pontefice, consegno a voi, Conte Guglielmo della nobile e illustrissima famiglia degli Alberti, la somma di 500 fiorini d'oro, quale compenso per i lavori da voi eseguiti alle mura del castello di Torri e nelle altre fortificazioni di Monticelli, Treppio e Fossato, riscattando così queste terre da qualsiasi diritto o pretesa vostra
o di chiunque altro. È stato inoltre disposto e stabilito che d'ora in poi e a futura memoria non venga più considerato l'antico confine del fiume Limentra come linea divisoria fra i vostri e i nostri possedimenti. Il conte Guglielmo degli Alberti gli risponde, assumendosi formalmente l'impegno di rinunciare ai propri privilegi e a quelli della sua famiglia su queste terre. Da notare che dalle parole del giuramento traspaiono evidenti gli atti di ossequio obbligatori in quel tempo sia verso la Chiesa che verso le autorità politiche. Prende quindi la parola il conte Guglielmo. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ad onore di Dio e delle Beata Vergine Maria e dei Santi Jacopo e Zenone, patroni e difensori del comune e del popolo di Pistoia e di tutti i santi e sante di Dio, e ad onore ed ossequio della Santa Romana Chiesa e del Sommo Pontefice e del Serenissimo Signore Re e di tutti gli amici della città di Pistoia, fedeli alla Chiesa Romana e ad onore del comune e del popolo della città di Pistoia e del distretto e dei signori potestà e capitano del popolo della detta città, io, conte Guglielmo degli Alberti, a nome della famiglia che rappresento, giuro sul Santo Vangelo di rinunziare ad ogni diritto che il sottoscritto o mia moglie o la mia famiglia possiedono nelle terre di Torri, Monticelli, Treppio e Fossato. Prometto inoltre che non acquisterò in futuro, sotto nessun titolo, qualsiasi bene nelle suddette terre e mi impegnerò a rispettare e a far rispettare il comune di Pistoia e le chiese tutte e il podestà che sarà eletto e gli uomini che abitano nelle suddette terre. E giuro infine di accettare i nuovi confini che saranno stabiliti dal comune di Pistoia senza porre alcuna condizione in tal senso. Tra il suono dei tamburi e delle chiarine, Ser Bonifazio De Riccardi consegna al vassallo del conte Guglielmo la borsa con i soldi, dicendo: ecco quanto dovuto. Ora i castelli di Torri, Monticelli, Trebbia e Fossato sono diventati indipendenti dal potere dei conti Alberti e sono passati sotto la protezione del comune di Pistoia. A questo punto il corteo si riunisce e si avvia verso la casa dell'Adriana per poi girare a sinistra verso il Cassone. Inizia quindi un altro momento della rievocazione, quello che prevede la presa di possesso del territorio secondo le antiche consuetudini. Thank you.
dopo. Quattro bandiere sorrette da altrettanti alfieri che rappresentano ciascuno a una località diversa: la torre su fondo rosso per il castello di Torri, la cassa su fondo verde per il castello di Trippio, il gallo su fondo giallo per il villaggio di Fossato e il monte con la croce su fondo azzurro per quello di Monticelli, di cui l'attuale Torraccia faceva parte. Notiamo poi il vassallo netto del Fu Giovanni che porta il cuscino con la borsa di soldi ricevuta poco fa in cambio della rinuncia dei diritti su Castelli. Dietro di lui vi sono il conte Guglielmo degli Alberti con un elegante abito azzurro e bianco che sono colori del suo casato e sua moglie che indossa per l'occasione un abito in velluto verde con cappuccio. Il leggero tessuto posto sul capo esprime il suo stato coniugale. Le fanciulle nubili, invece, portavano capelli lunghi e sciolti sulle spalle, come possiamo vedere per le damigelle. Queste indossano vesti lunghe, sciolte e ampie, dalle maniche strette, talvolta impreziosite con sopravvesti di colore diverso o con delicati motivi ricamati di raffinata bellezza.
le loro acconciature arricchiti da seta a Fonte Taona, distante da qui circa 12 chilometri, e un suo confratello con veste marrone, suo ordine cavalleresco. Dopo che i vari componenti hanno preso posizione, può iniziare la cerimonia. Accompagnati dal suono di musici, salgono ora sul balzo, posto sulla rupe, Ser Francesco, insieme al portansegna di Pino della Tosa e a Bonifazio di Riccardi, che porta la chiave del castello, ricevuta in precedenza. Dopo di loro salgono il futuro podestà Bartolomeo dei Tebertelli e il suo notaio Sermone Bindi con il portansegna. Ora questi ragazzi si sono scambiati la bandiera. L'arte dei giudici e dei notai sarebbe la stella a 8 punte e l'insegna di Pino della Tosa sarebbe le forbici da Tosa, appunto. Una. Una volta sistemati, previsto dagli statuti del comune di Pistoia. Parla ora Ser Francesco. Che il nuovo podestà, il nobile Ser Bartolomeo de Tebertelli, presti il giuramento di fedeltà secondo la forma e i modi previsti dalla legge. Le formule di giuramento dei podestà iniziavano sempre con la promessa di difesa del territorio e proseguivano poi, sempre in prima persona, con i consueti doveri del... Io proteggerò il castello e le fortificazioni di Torri, Monticelli, Treppio e Fossato per la sicurezza e l'onore della città di Pistoia. E non permetterò che per mio consiglio o per mio consenso o per l'inganno di altri la città di Pistoia perda il castello e le fortificazioni di Torri, Monticelli, Treppio e Fossato, o qualsiasi diritto la città abbia o si trovi ad avere in quelle terre. Ancora non consegnerò, né restituirò, né permetterò che sia consegnato o restituito il castello e le fortificazioni di Torri, Monticelli, Treppio e Fossato o qualsiasi altro possesso di Pistoia ad alcuna persona se non al futuro podestà eletto dal comune e dal popolo di Pistoia con il consenso degli anziani e del confaloniere di giustizia. E questo giuramento sarà osservato nella sua interezza, secondo il volere del comune e del popolo di Pistoia. Ancora per l'intera durata del mio incarico dimorerò continuativamente senza frode nelle predette terre, con la possibilità di abitare al di fuori di esse con il permesso degli anziani. Dopo che Ser Bartolomeo de Tebertelli si è assunto formalmente l'impegno di assolvere al proprio compito con onestà e giustizia, Ser Francesco può passare alla nomina del podestà e del suo notaio. E che il podestà di Torri, Monticelli, Teppio e Fossato rimanga in carica 6 mesi. A partire da oggi e abbia un proprio cavallo e abbia per feudo 20 libre
e dimori senza frode in queste terre interrottamente, ad eccezione che in tempo di guerra, nel qual caso potrà abitare dove e come piacerà al podestà, le pene previste dal nostro statuto. Allora a questo punto il ser Bonifazio De Riccardi consegna al podestà la chiave del castello e poi ser Francesco concluderà la nomina regalando alle nuove autorità quattro valvesi nuovi, quattro palestre nuove e 400 frecce per la difesa del castello. Quindi ora ser Bonifazio consegna al podestà la chiave del castello. Si prende ora la parola ser Francesco. E gli armati, guidati dal capitano Andruccio di Pace detto Testa, si spostano dalla parte delle autorità a simboleggiare l'avvenuta consegna dei doni. Che vengano qui più il fossato e al suo notaio quattro palvesi nuovi, quattro balestre nuove e 400 frecce per la difesa del castello. Delle chiavi della porta. Dopo aver ricevuto l'incarico e i doni della delegazione pistoiese, il nuovo podestà conclude il cerimoniale dando inizio ai festeggiamenti. Quindi a questo punto i musici e gli sbandieratori renderanno omaggio alle nuove autorità e seguiranno intrattenimenti vari sempre in onore del podestà. Quindi la compagnia dell'Orso ora si esibirà per rendere omaggio alle nuove autorità.
nome dei cavalieri che si sono sfidati a quello. Vincitore. Ricorre nel 20° anniversario della sfilata storica a Torri, che avvenne per la prima volta nel 1996. Ciò fu reso possibile non solo per lo studio accurato dei documenti storici, che permisero una ricostruzione attendibile delle varie fasi del cerimoniale, ma anche per la realizzazione delle armi e degli abiti, eseguiti fedelmente sulla base delle pitture e delle sculture del tempo e soprattutto per la volontà e per l'impegno collettivo dei paesani che contribuirono in modo determinante alla realizzazione di questa rievocazione. Da allora questa cerimonia storica si è ripetuta più volte nel corso del tempo con crescente successo, al punto da essere inserita solo dopo pochi anni dal suo inizio nell'elenco delle più importanti rappresentazioni popolari d'Italia. Vedi il libro Tradizioni e feste popolari d'Italia, edito da Giorgio Mondadori, nell'ormai lontano 2000. Sulla scia della prima rievocazione storica si costituì poco dopo anche un gruppo storico composto totalmente da paesani, che negli anni successivi fu invitata a partecipare a varie manifestazioni in costume, non solo a livello comunale, vedi Pavana, Sambuca, Castel di Casio, e provinciale, Lulio Fistoiese, Doganaccia, Momigno, Gavinana, ma anche a livello regionale, Firenze, e soprattutto alle varie feste della Toscana organizzate dalla regione: Grosseto, Massa Carrara, Pistoia, Pisa, Livorno, Montefulciano. In tal modo il gruppo storico di Torri, 96 ad oggi, tante cose sono cambiate. Diverse persone che hanno partecipato alle sfilate ci hanno lasciato per sempre,
e a loro va il nostro affettuoso ricordo. Altri invece hanno preferito dedicarsi a cose diverse. Noi stessi siamo, non siamo più quelli di allora e siamo invecchiati, come tutti del resto. Ma una cosa, certo sacrificio, ma anche con soddisfazione, è stato compiuto per il bene di Torri, l'unico e intramontabile destinatario di tutte le nostre azioni. Mi invito perciò a un lungo applauso e viva Torri! Il corteo ora lascerà la piazza nella composizione come era venuto. Ai musici e agli sbandieratori della Compagnia dell'Orso si accoderanno la delegazione di Pistoia. Potete andare, potete cominciare. Si accoderanno la delegazione di Pistoia e la famiglia dei Conti Alberti con i loro vassalli e damigelle. Poi all'altezza della casa di Ravi, la del Tullio. Salutiamo perciò tutti i partecipanti in costume. A questo punto per chi si è prenotato seguirà una pausa di circa 2 ore prima della cena medievale, anzi forse sono meno di 2 ore, alle 8, durante la quale non mancheranno delle sorprese durante la cena medievale. Gli altri invece, se non lo hanno ancora fatto, potranno gustare alcune specialità gastronomiche tipiche della montagna pistoiese e visitare le barcarelle allestite per l'occasione. Intorno alle ore 9 potete ammirare una suggestiva illuminazione con lumi ad olio visibile sulle mura dell'antico castello che daranno un aspetto ancora più medievale al paese. A tutti voi un cordiale saluto e un buon proseguimento di serata.